Inizio applicando nella parte esterna del mio viso un fondotinta che sia molto più chiaro del mio colore di pelle, ma non vado direttamente con il bianco perché voglio dare più tridimensionalità al viso. Con una matita bianca delineo l'osso del mio naso che devo colorare di nero e tutta la zona intorno agli occhi che devo fare colorata. Continuo poi con il colore bianco a colorare tutto il resto del mio viso, compresa la bocca. Passo poi alla zona degli occhi e la realizzo con gli ombretti. Con gli ombretti non riesco a coprire bene le sopracciglia, ma volevo fare qualcosa alla portata di tutti quanti in modo che non dobbiate comprare tantissimi prodotti per realizzare questo make-up per Halloween. Però se volete coprire al meglio le vostre sopracciglia potete realizzare questa zona con dei colori ad acqua o con dei colori grassi. Applico su tutta la zona prima un colore azzurro e poi vado a scurire tutti i lati con un blu scuro e do ancora più profondità alla parte esterna del mio occhio con un colore nero che vado a sfumare dall'attaccatura del cerchio verso l'interno. Nella zona centrale del mio occhio riapplico nuovamente il colore azzurro per dare un po' più di colore. Con l'eyeliner realizzo una codina molto allungata e lo applico anche nella parte inferiore e all'interno dell'occhio. In questo look non potevano mancare i brillantini, infatti li vado ad applicare su tutto il contorno del cerchio del mio occhio. Questa è stata la parte più lunga da realizzare perché gli strass adesivi erano molto difficili da lavorare e mi si attaccavano da tutte le parti. Con un colore ad acqua realizzo l'osso nero del mio naso. Potete farlo anche con un eyeliner in gel nero. Quello che vi consiglio è di perderci un po' di tempo a fare questa parte, in modo da non ingrandire troppo l'osso del naso che altrimenti sembrerebbe troppo finto. Inizio poi a scolpire il mio viso con una serie di marroni. Parto con un marrone chiaro freddo e realizzo una riga che parte dall'attaccatura dell'orecchio e arriva fino all'esterno della bocca e poi si dirige verso il basso. Allo stesso modo realizzo anche il buco delle tempie, quindi utilizzando diverse gradazioni di marroni. Potete individuare l'osso delle tempie semplicemente toccando dove sono le vostre naturalmente. Una volta che ho le linee guida posso scolpire ancora meglio con un ombretto nero opaco e rimango questa volta ancora più precisa di come ho applicato il marrone precedentemente. Ora passo alla parte più divertente e allo stesso tempo più lunga di tutto il make-up, cioè la realizzazione dei denti. Inizio con un marrone scuro opaco, freddo, e do delle linee generali ai miei denti. Quello che vi consiglio di fare è di partire verso il centro e realizzare un dente sulla destra e un dente sulla sinistra, di non lavorare una parte alla volta in modo che realizziate i denti simmetrici da una parte e dall'altra. Per dare più profondità ai nostri denti ed essere ancora più precisi, utilizzo un pennello fino d'eyeliner con un ombretto nero e vado a scolpire i miei denti. Infine utilizzo lo stesso acqua color che ho utilizzato per realizzare il naso e vado a definire ancora meglio e ancora più precisamente i miei denti. Con lo stesso acqua color vado a scolpire ancora meglio le ossa dei miei zigomi e delle mie tempie. Lo applico con un pennello piatto e poi mi aiuto a sfumarlo con un pennello un po' più ampio. Con un colore grasso bianco vado a fare i punti luce, quindi vado ad applicare il colore su tutti i miei denti nella parte bianca e poi con un pennello più ampio lo applico anche sul resto del viso per dare più tridimensionalità al nostro trucco. Molto velocemente disegno e coloro anche le ossa sul mio collo.
A questo punto potete decidere di lasciare il vostro trucco così oppure di decorarlo con il vostro eyeliner o il vostro acqua color nero oppure di sbizzarrirvi con i colori che più vi piacciono. Spero tanto che il trucco vi sia piaciuto, fatemi sapere se lo realizzerete per divertirvi o per Halloween, lasciatemi un pollicione all'insù o iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!